Salve a tutti carissimi amici scacchisti, bentornati in Dynamic Chess. Per la rubrica pillole per scacchisti, dopo aver visto come utilizzare le torri, come utilizzare l'alfiere e come utilizzare il cavallo, è arrivato il momento di vedere anche come utilizzare il pezzo più forte di tutta la scacchiera, la donna. La donna è un pezzo particolare, come tutti sapete vale 10 punti, può muoversi in tutte le direzioni che vuole, di tutte le caselle che desidera. Questo è un caso particolare dove la donna, come vedete, da sola sta attaccando tutti i pezzi avversari che sono schierati in tutte le direzioni della scacchiera senza che nessuno di essi possa contrattaccarla. In questo video andiamo a vedere alcuni metodi da sapere per riuscire a sfruttare al massimo la potenza della donna e anche alcune posizioni in cui la donna può prevalere contro le due torri o contro tre pezzi minori che sapete praticamente sono l'equivalente della donna stessa. Prima però di iniziare con la prima pillola, come sempre vi invito a registrarvi al mio canale, cliccando sul pulsantino iscriviti e attivate anche la campanellina così da rimanere sempre aggiornati. E seguitemi anche su tutti i miei altri social, Facebook, Instagram e Twitch. Detto ciò ragazzi, non ci resta altro che iniziare subito con la prima pillola. Prima pillola, come creare una batteria di attacco, ovvero come andare ad attaccare con la propria donna supportata o dall'alfiere o dalla propria torre. Questa posizione è presa dalla partita tra David Navarra contro Tamarin, giocata nel 2015, dove il nero fino adesso non si era difeso in maniera corretta a mio avviso. Il bianco ha spinto qui in h4 il proprio pione e il nero, anziché spingere in h5 per impedire la spinta h5 del bianco, l'ha proprio invitata spingendo in g6. E qui il bianco ha spinto in h5 e minaccia praticamente di prendere qui in g6 aprendo la colonna h alla propria torre. Tra l'altro adesso il nero ha anche giocato alfiere b7, il tratto è al bianco e qui David Navarra riuscì a creare, a mio avviso, un motivo di attacco molto interessante che possa insegnarci ad avere delle nuove idee su come creare delle tematiche di attacco sul punto h7. Qui una mossa più spontanea che penso avremmo giocato in tanti di noi poteva essere alfiere h6. Alfiere h6 semplicemente attiva l'alfiere che va a controllare queste case deboli dell'arrocco nemico e attacca anche la torre. Tuttavia è una mossa che non crea delle minacce dirette contro il re. La mossa scelta da David fu invece la spettacolare donna in D2. Donna D2 prepara donna H6 e minaccia di prendere la colonna H e dare scacco matto con il supporto della torre che ha creato una batteria sul punto H7. Qui il nero giocò la dubbia cavallo per E5. Dopo cavallo per E5 pensava di dare un attacco doppio con donna in D5, visto che si attacca il cavallo in E5 e il cavallo in B3. Tuttavia, dopo cavallo in F3 si vide costretto a cambiare idea e quindi a rimanere semplicemente con un pezzo in meno, perché se donna per B3 segue semplicemente H per G6, F per G6, donna H6, con minaccia di matto in H7. Se torre F7, il bianco dispone della spettacolare alfiere per G6, con attacco, ragazzi, stratosferico. Il nero non può catturare ovviamente in G6 per via di donna cavotto scacco matto. Come detto, altre mosse anziché prese in E5 erano fattibili. Un'idea poteva essere quella di togliere il cavallo e quindi successivamente catturare qui in E5. È ovvio che il bianco però qui, anziché prendere in F3 permettendo cavallo per E5 con posizione vincente per il nero, poteva giocare l'intermedia donna H6, minacciando nuovamente al pedone per, seguita poi da donna per H7 scacco matto, visto che c'è la torre dietro. E difendersi con alfiere per H5 non funziona, perché è vero che chiudiamo la colonna, ma dopo torre per H5 e G per H5 si apre questa diagonale, quindi donna per H7 scacco matto. E non funziona neanche donna C7 con l'idea, se presa qui, donna per E5, donna G7 e proteggere il punto H7, perché semplicemente c'è alfiere F4, difendendo il pedone in E5. E se cavallo per E5 H per G6, ce ne freghiamo dello scacco intermedio in D3, perché tanto dopo re in F1 non c'è difesa contro donna per H7 scacco matto. Per questo motivo, alfiere per F3 non funziona. L'unica mossa che avrebbe salvato un pochettino il nero sarebbe stata G5, chiudendo questa diagonale, impedendo l'apertura della colonna H ed impedendo donna H6. Tuttavia, il bianco
poteva sfruttare quest'altra diagonale che si è andata ad aprire, ovvero giocando alfiere c2, preparando donna b3 e creando quest'altro tipo di batteria di alfiere donna per puntare contro il punto in h7. Il libro si ferma qui, io sono andato un pochettino avanti con le analisi per farvi vedere come possa essere forte questo tipo di batteria. Seppur c'è da dire che a gioco corretto il nero può mantenere la posizione leggermente viva, ma comunque con vantaggio per il bianco. Qui l'idea principale consiste nel giocare alfiere per f3, approfittando del fatto che nuovamente g per f3 non è buona per via di cavallo per e5, impedendo donna d3 e minacciando f3, ma il bianco poteva giocare donna d3, con attacco di matto sul punto h7 e attacco sul punto in f3. Forzata f5 per bloccare questa diagonale, presa in f6, cavallo per f6 forzata per difendere il punto f7, donna per f3 riprendendo il pezzo e minacciando la torre qui in a8, e qui non si può giocare cavallo d5 per la semplice donna in e4. E adesso dopo torre f7, cavallo per d4, cade anche il pedone in e6 e nuovamente il bianco va a stare nettamente meglio. Tuttavia il nero disponeva di questa forte mossa, donna d6, che minaccia di non castrare la donna, ma di entrare in una posizione compatta per perpetuo qualora il bianco decidesse di prendere la torre qui in a8. Dopo cavallo c6, donna b7, il nero può dare donna e5 scacco. E qui il nero deve stare super attento. Non si può giocare re f1 per via di cavallo g4, con attacco in f2 e se f3 donna g3 matto imparabile. Bisognerebbe giocare alfiere in e3, e qui dopo presa in e3, rocco lungo, alfiere per a3, presa in e3, cavallo in a5, il cavallo non si può toccare perché qualora la donna entrasse qui in a1 sarebbero dolori per il bianco, e quindi bisogna giocare, bisogna giocare donna in a6, e qui dopo cavallo per, pedone per, donna c3, il bianco subisce il perpetuo. Tuttavia, anziché prendere la torre, qui in questa posizione possiamo semplicemente giocare a rocco lungo, cavallo c6, alfiere per g5, con posizione vantaggiosa per il bianco. Il nero ha il re scoperto, il bianco ha la coppia di alfieri, questo alfiere che appunto controlla questa diagonale, si potrà giocare in un futuro anche donna d3 minacciando alfiere per f6, donna per h7. Abbiamo questo pedone che è pericoloso, qualora si insediasse qui in h6 può controllare il punto g7 e veramente il bianco dispone di un forte attacco, seppur non c'è ancora un modo diretto per chiudere la partita. Detto ciò, passiamo alla prossima pillola. In questa seconda pillola andiamo a vedere invece come creare un attacco con la propria donna e il supporto del cavallo. E non solo, andremo a vedere anche come la donna possa essere un'ottima sostenitrice dei propri pedoni per farli avanzare a donna. In questa posizione, presa dalla partita di due grandi maestri giocata nel 2008, dove ragazzi non mi azzardo a dire i nomi perché sono veramente impronunciabili, quindi come sempre li potete leggere dall'altra parte della scacchiera, e il bianco ha cambiato la propria donna per una torre, un alfiere e un pedone, e di conseguenza il materiale si può definire pari. Però la donna del nero è molto più attiva rispetto ai pezzi del bianco. Vediamo come la donna in e5 è super centralizzata, ha un occhio ovunque e sta anche minacciando al raggi x il pedone in b2, quindi questo cavallo non si può spostare. L'unico pezzo inattivo del nero è questo cavallo qui in e8, che non solo è piazzato su una casa laterale, come abbiamo spiegato svolge la metà della sua funzione, ma al momento è anche inchiodato dalla torre e di conseguenza non può proprio spostarsi. Quindi il nero inizia subito una manovra che permette a questo cavallo di rientrare in gioco, ovvero g6. L'idea è portare il re in g7, schiodare il cavallo, portarlo qui in f6. Anche il bianco, visto che ha questo cavallo fuori gioco, decide di riciclarlo e portarlo verso il centro, giocando cavallo g2. Re g7, cavallo e3, cavallo f6, torre in d8, occupando l'unica colonna aperta. Qui il computer consiglia b5, creando subito un attacco verso il lato di donna. In partita invece il nero gioca h5, che a mio avviso su scacchiera è molto più forte, perché minaccia subito di spingere in h4 attaccando la barriera di pedoni che stanno difendendo il re avversario. Ora, come andremo a vedere, qualora il bianco avesse giocato le mosse precise, il nero comunque sarebbe rimasto in vantaggio perché poteva sempre, comunque, sfruttare l'attacco sul lato di donna con la spinta in b5. In partita qui il bianco continuò con torre in d2. La mossa migliore pare essere cavallo c4.
E adesso se donna G5, ovviamente non si può prendere il pedone qui in B6 perché segue donna C1, scacco ragazzi, con attacco doppio sul punto B2. Se torre in D1 addirittura dopo donna per B2 si attacca al cavallo e non può essere praticamente difeso da nessuna parte, no? Perché se cavallo per D5, semplicemente cavallo per D5, cavallo per D5, donna per E2 e adesso si minaccia cavallo in D3 con attacco su F2, si minaccia la torre, il nero ha una posizione stravinta. Per questo motivo questo pedone non si poteva prendere, bisognava giocare cavallo in E3 e adesso non è chiaro come il nero poteva riuscire a concludere un attacco. Si H4, alfiere G2 e la posizione è abbastanza solida per il bianco sul lato di re. Per questo motivo, in questo momento, il nero avrebbe dovuto nuovamente riorganizzare le proprie forze verso il lato di donna. Magari sì, poteva cambiare qui in G3 e poi dopodiché giocare donna E5. Con l'idea appunto di spingere in B5 e B4, scacciare questo cavallo e poi giocare donna per B2. Posizione comunque vantaggiosa nuovamente per il nero. Tuttavia, in partita non viene giocata cavallo C4, ma subito torre in D2, difendendo questo pedone, quindi una mossa che a occhio sembra molto più naturale, ma andremo a vedere presto il motivo perché questa mossa è imprecisa. H4, cavallo in C4, donna H5, alfiere G2, presa in G3, presa in G3, cavallo in G4. Adesso, il nero avrebbe potuto giocare cavallo in D1. Cavallo D1 protegge il punto in F2 ed impedisce la spinta in E3, che sarebbe una mossa veramente molto forte per il nero. Adesso dopo però cavallo in E6, cavallo in E3, cavallo per E3, cavallo per E3, donna in A5, c'è questo attacco doppio sulla torre e sul pedone in A2. È vero che magari giocando cavallo F1 si difende la torre, però comunque il nero può avanzare con F5 proteggendo questo pedone e dopodiché andare a catturare questo pedone. E il nero sarebbe rimasto ragazzi con tutti i pezzi legati, tutti i pezzi legati. Se torre D1, donna per A2, alfiere per E4, donna per B2, nuovamente il nero ha un attacco veramente molto forte, questo pedone passato, non è il bianco ha una partita persa, ragazzi. In partita non viene giocata cavallo in F1, bensì viene giocata cavallo in D5. Adesso il nero dispone di questa mossa molto forte, spinta in E3, che attacca la torre con guadagno di tempo. Cavallo per E3, e qui il bianco avrebbe potuto sfruttare veramente un piccolo tatticismo molto forte che va a marcare il problema di quella torre H2, che purtroppo non è stata vista in partita, ovvero giocare donna H2 scacco e dopo re in F2, ragazzi, fare una mossa stratosferica. Vi invito a mettere in pausa il video, vi lascio i classici 3 secondi per pensare. Ragazzi, qui il nero avrebbe vinto con la spettacolare cavallo per F2. E adesso dopo re per F2 c'è cavallo E4 scacco. Vedete come c'è l'attacco doppio sul re e sulla torre. Per questo motivo questa variante sarebbe stata meno precisa. Re in E1, donna G1 scacco, forzata, alfiere in F1, donna per G3 scacco, re in D1, cavallo per D2, re per D2, F5. E nonostante il nero abbia la donna in compenso per i 3 pezzi, nonostante il bianco abbia 3 pezzi per la donna, il nero ragazzi ha questi 2 magnifici pedoni e ha una partita stra vinta, perché la donna è un'ottima sostenitrice di quei pedoni. Tra l'altro il bianco ha ancora il re scoperto, di conseguenza la donna è veramente molto forte per riuscire a creare minacce di attacco con scacchi doppi. Purtroppo il nero non ha visto questa continuazione e ha giocato invece cavallo in E4. Adesso dopo non si può prendere ovviamente il cavallo perché segue donna qui, donna matto. Quindi torre in D4, cavallo per F2, cavallo in F1, cavallo in H3, alfiere per H3, donna per H3, cavallo per B6 e qui vedete vedere come la donna e il cavallo hanno collaborato in maniera perfetta fino adesso, creando sempre minacce di matto. Il nero decide di mettere KO il bianco con cavallo H2. E dopo cavallo per H2, donna per G3, re F1, donna per H2, ovviamente andare qui in H1, poteva seguire donna E1, re qua, scacco, re qui, presa, attacca la torre, scacco, re qui, presa, sono caduti tutti i pedoni ai pezzi avversari, tra l'altro re G1, scacco qui, scacco, ci si avvicina fino alla fine, scacco, e c'è poi questo attacco doppio e il
Bianco è costretto a perdere o il cavallo o la torre. Veramente una combinazione lunghissima da vedere, però con netto vantaggio da parte del nero. Per questo motivo, comunque, il bianco, visto che doveva perdere comunque un pezzo, decide di giocare Rf1, quindi cercando un po' di scappare con il proprio re. Donna per H2, cavallo in D5. F5, A4, G5, come ho spiegato, la donna è un'ottima sostenitrice dei pedoni. Cavallo in E3, donna in E5, torre in D3, F4, cavallo G4, donna per B2, torre in D5, donna B1 scacco, re in F2, donna in G6 difendendo tutto. Spinta in E5, donna in H5, torre D7 scacco, re in G6, torre D6, re in F5. Cavallo H6 scacco, re in E5, torre in B6. Donna H2 scacco, re in F2, donna H3 scacco, ragazzi, re in E1, donna in C3 scacco, re in F2, donna in C5 scacco, re in F3, donna in G1 minacciando veramente. Questo pedone non può essere spinto perché segue sempre la cattura della torre, quindi cavallo F7, re in E4, torre in D6, re in C5, A6, donna in E3 scacco, re G4, F3. E dopo A7, donna E4 scacco, re per G5, F per E2, donna, scacco, questa qui, donna D5 scacco, e qui promozione a donna, il bianco abbandona. Veramente una donna che abbiamo visto manovrare in maniera spettacolare, che ha distrutto tutte le difese del re nemico. Non mi sono soffermato molto ad analizzare variante per variante, perché ragazzi, l'importante è capire l'idea di come la donna possa riuscire a manovrare contro il re, qualora ne avesse la possibilità. Passiamo alla prossima. Terza pillola, come attivare la propria donna. Andiamo a vedere una posizione presa da una partita di due grandi maestri che nuovamente non conosco e di conseguenza non mi sbilancio a dire nomi, dove il bianco ha giocato una manovra che ritengo molto interessante da tenere sempre a mente per creare dei temi di attacco sempre molto forti. Forse in questa partita non è detto che la manovra creata dal bianco sia la migliore, però a me è piaciuta molto e devo dire che ha anche funzionato. Il bianco ha notato che la sua donna in questo momento in D1 non stava svolgendo nulla di utile, di conseguenza ha subito cercato una manovra che potesse servire ad attivarla e ha giocato donna in D2. L'idea è di portare la donna sul lato di re, dal quale svolgerà una funzione molto più aggressiva rispetto a D1. Dopo arrocco donna in F4, vediamo come la donna è pronta a raggiungere subito la casa G3, dal quale attaccherà a raggi X il re nero. E possiamo dire che in G3 la donna è molto più attiva rispetto che in D1. La partita seguì con F6. F6 è una mossa interessante che serve comunque a creare una via di fuga, uno spazio, diciamo, alla torre per proteggere il punto in G7. Il bianco continua con il suo piano, donna in G3, torre F7 da parte del nero, alfiere in F4. E adesso il punto C7 attaccato alla GX sembra proprio indifendibile, visto che la minaccia presa F6 seguita dal alfiere per C7 non è chiaro come possa essere evitata. In partita il nero prese in E5, ma qui dopo alfiere per E5 il punto C7 diventa indifendibile. Non si può proteggere con la torre perché tanto seguirebbe torre per B7. Non si può catturare l'alfiere perché dopo cavallo per E5 ci sarebbe attacco doppio alla torre e alla donna. Il nero continua con alfiere in G4, minacciando praticamente alfiere per F3 e il bianco sarebbe costretto a prendere dei pedoni. Però non è che al bianco gliene frega più di tanto. Seguì alfiere per C7 con minaccia intermedia sulla torre, torre in B8, cavallo in E5, impedendo quindi questa impedonatura. Cavallo per E5, forzata perché altrimenti si perdeva la qualità, alfiere per E5. Alfiere in C5, facendo una fortissima pressione sul punto in F2. Alfiere D4, alfiere per D4, pedone per D4, torre per F2. Sembra che il nero stia veramente bene, visto che ha portato una torre in seconda traversa, però il bianco ha una donna molto molto forte e gioca donna H4, minacciando il punto in F7. Tra l'altro la minaccia non è tanto donna per H7, seguita da re F7, ma tanto il fatto che dopo re F7 si toglie la difesa della torre e di conseguenza si minaccia re per F2. H6, quindi l'unico modo per difendere il punto in H7. Torre in E7, attivando anche il bianco la torre sulla settima traversa. Il nero contrattacca la donna con G5, torre per D7, G per H4. Le donne sono sparite, ma il nero ha un'attività dei pezzi molto maggiore e di conseguenza riuscì a vincere facilmente questa partita.
La minaccia adesso è di prendere il pedone in D5, di prendere l'altro pedone qui in B2. Vedete che questo alfiere tanto protegge la casa F1. E nero finì per vincere tranquillamente questa partita. Seguì torre D6, alfiere H5, torre D6 minacciava torre G6 con attacco doppio, torre per B7, alfiere N2, alfiere torre G6, RH8, torre per H6, RG8, alfiere H7, RH8, alfiere F5 e adesso dopo che re si sposta cade la torre e il nero ovviamente ha perso. Passiamo alla prossima pillola. In questa quarta pillola, ragazzi, andiamo a vedere la sfida tra la donna e le due torri, che come sappiamo a livello di materiale si equivalgono, però la donna riesce a prevalere qualora le due torri non possano collaborare in maniera armonica tra di loro. Posizione presa dai due giocatori Zhou Yanchao, mi sono azzardato a dire questo nome impronunciabile, contro Ding Liren, il terzo giocatore a livello più forte del mondo, che però purtroppo in questa partita gli ha detto male. Il bianco è in netto vantaggio, già con la semplice alfiere per C5 avrebbe guadagnato un pedone, visto che non si può prendere l'alfiere per via di D6 e il bianco avrebbe guadagnato la donna. Tuttavia, il bianco decise di cambiare le sue due torri per la donna nera, approfittando del fatto che, a suo avviso, la sua donna sarebbe stata molto più attiva a dispetto delle torri nere. Torre per G6, donna per G6, torre per G6, alfiere per G6. Notiamo come ci sono solamente due colonne aperte, una che è in possesso del nero e una dopo donna G2 è in possesso del bianco. Il bianco però non solo controlla le colonne con la propria donna, ma con la propria donna può anche controllare diagonali, quindi potrà anche piazzarsi con la donna qui in G4 controllando questa diagonale, magari entrando anche nella casa D6 minacciando torre, donna per D6, non solo anche donna per H4. Di conseguenza questa donna diventa molto più attiva a dispetto delle due torri. Qui donna G4 sarebbe stata una minaccia importante da evitare, il nero avrebbe dovuto giocare alfiere H5. Tuttavia, dopo alfiere 2, alfiere per E2, donna per E2, torre per B3, re C2, torre B8, cavallo D1, il bianco avrebbe neutralizzato l'attacco sul lato di donna da parte del nero e avrebbe potuto organizzare un attacco sul lato di re con la propria donna. Magari c'è ancora cavallo F6 che impedisce donna G4, però c'è alfiere G5 che minaccia donna alfiere per. Non si può prendere ovviamente il pedone, perché dopo alfiere, se pedone per donna, torre per alfiere qua, alfiere qui, donna G4 con attacco doppio, no? Bisogna sempre stare attenti a questi attacchi della donna che possono arrivare, ragazzi, al ciel sereno. E si minaccia di prendere questo alfiere e dopodiché giocare donna G4 e donna E6, donna per, con posizione nettamente superiore per il bianco. Anche se comunque a gioco corretto forse il nero potrebbe ancora reggere, però il bianco ha una posizione molto più attiva. Ding Liren non gioca alfiere H5, ma bensì gioca torre in F6. E qui il bianco commise un errore, ragazzi, che quasi quasi gli poteva costare la partita. La mossa corretta sarebbe stata quella di giocare appunto donna in G4. E adesso non si può fare nulla per evitare donna per H4. Una volta che si crea questo pedone passato, il bianco, ragazzi, è in netto vantaggio. Invece viene giocata re in C2. Non ho compreso bene il motivo di questa mossa, visto che questo pedone è difeso già dall'alfiere. Adesso il nero avrebbe potuto giocare alfiere in H5, nuovamente questa mossa per impedire alfiere G4. E non solo, adesso si minaccia anche torre G6. Ad esempio, se alfiere per E6, torre G6, donna H2, alfiere F3. Se alfiere F1, cavallo F6. Ed è il bianco che adesso, ragazzi, ha la donna poco attiva, non ha case, cioè veramente poche case dove andare. Si minaccia al pionte in E4, come difenderlo? Veramente adesso è il nero che andava in vantaggio. Incredibile, ma è vero, nonostante parliamo del terzo giocatore più forte del mondo a livello di Elo, si fa sfuggire questa occasione e gioca A5. Il bianco gioca alfiere in F2, ancora una volta donna G4, opa, donna G4 sarebbe stata una mossa molto più forte. Alfiere F2, do alfiere H5 solamente adesso, alfiere per H4, torre in F4. Con torre G6 la posizione sarebbe stata probabilmente equilibrata. Addirittura vi è consigliata donna H1 e la donna qui è nuovamente fuori gioco, visto che non ha molte case dove andare. Tuttavia viene giocata la torre in F4 e adesso dopo alfiere in E7 il bianco va in netto vantaggio. Alfiere in F3, donna in G6, torre in B6. Notate come queste due torri sono praticamente sconnesse tra loro, non riescono proprio a comunicare, non riescono a collaborare. Donna E6, re H8, alfiere per D6, cavallo F8, donna in E7, alfiere per E4 scacco, cavallo per E4, torre per E4, donna in D8. E adesso
bianco guadagnerà un pezzo, visto che non c'è modo per evitare alfiere per D8, se non con il sacrificio di qualità, ma dopo donna per D6 a 4, donna per C5, presa, re per B3, il nero abbandonò. Vedete come la donna è riuscita a penetrare nel campo del nemico molto più facilmente rispetto alle due torri. C'è da dire che il nero non ha giocato in maniera ottimale, ma come sempre, ragazzi, diciamo, vince sempre chi commette il penultimo errore. Di conseguenza, il bianco è riuscito a sfruttare l'ultimo errore del nero e a vincere. Passiamo all'ultima pillola. E siamo giunti finalmente, ragazzi, all'ultima pillola, dove andiamo a vedere una battaglia tra donna contro tre pezzi, che come sappiamo materialmente si equivalgono. Effettivamente tre pezzi contro la singola donna possono in linea di massima riuscire a giocare meglio. Infatti in questa posizione comunque il bianco ha il vantaggio di avere tre pedoni per il pezzo. Tuttavia il nero ha una fortissima coppia di alfieri che come sappiamo insieme possono collaborare in maniera perfetta e controllare tutta la scacchiera, e il bianco ha tutti i pedoni deboli, visto che questo pedone D4 è indifendibile, il pedone F2 è isolato e i due pedoni sulla colonna H sono doppiati e situati su colonna appunto laterale. Il bianco qui riuscirà a vincere solo se sa come manovrare con la propria donna, e quindi siamo in questa pillola per scoprire come riuscire a vincere anche questo tipo di partita. Il bianco gioca H5, minacciando subito un ingresso con questo pedone sulla sesta traversa. Infatti adesso qualora il nero decidesse di giocare alfiere per D4, segue H6 e se alfiere per B2, H7, minacciando un matto imparabile qui in G8. In partita infatti viene giocata cavallo per D4, dove prosegue donna in C7, minacciando il pedone B6 che non può essere difeso. Il nero continua con la spinta B5, quindi impedisce al bianco di catturare il pedone B, ma cade il pedone in A5. Cavallo F3 scacco. Il bianco decide di difendere anche questo pedone giocando re in G2, nonostante ci fossero delle scoperte, ma non ci sono attacchi diretti, di conseguenza la scoperta non porta a nulla. Alfiere per B2, re in H3, alfiere D4, attaccando F2, ma il bianco gioca donna per B5. Il nero qui non prende in F2, che effettivamente non sarebbe stata la mossa migliore, perché il bianco avrebbe potuto manovrare con la propria donna e con il proprio re per creare un attacco veramente fortissimo. Ho pensato a donna e 8 scacco, re G7, donna G6 scacco. E se re H8, semplicemente H6, minacciando un matto qui. Se alfiere per alfiere D4, ragazzi, possiamo tranquillamente marciare con il nostro re in G3, ovviamente non in G4 perché c'era un attacco doppio. Cavallo D2, H4, cavallo C4, re H4, cavallo A5. E riuscire a manovrare con la propria donna, ad esempio re H7, re qua, re H8, H7, matto imparabile in G8. Veramente una manovra fantastica da parte del bianco. Re G7 invece viene giocata in partita, donna E8, cavallo G5, re in G4, si minaccia il cavallo, alfiere, cavallo F7, re G3, alfiere in F5, F4, alfiere C3. Donna D7, alfiere in uno scacco, prendere in A2 sarebbe stato un po' più impreciso perché segue H6 scacco, re F6, donna in D3 minacciando l'alfiere, donna in uno scacco, re H3, alfiere in D5, donna in D4 scacco, re in E7, H7 e la minaccia di promuovere guadagnando un cavallo è imparabile. Di conseguenza il nero gioca alfiere in uno scacco, re H3 e adesso non c'è della tentazione di giocare alfiere per A2. Alfiere D2, alfiere H6, re F6, H7, alfiere per F4, donna per F7 avrebbero vinto per il bianco, visto che adesso si è eliminato il difensore e il bianco può promuovere. Viene giocata invece alfiere 1 scacco, re H3, alfiere per A2, donna in D1, alfiere C3, donna in C2 con attacco doppio ai due alfieri, ragazzi, e il nero abbandona. Vedete come la donna è stata molto più attiva e molto più aggressiva rispetto ai tre pezzi avversari. In questo caso il nero ha subito un attacco doppio ed è stato costretto ad abbandonare. Certo, ha fatto da padrona anche il fatto che il bianco avesse quel forte pedone H avanzato che in più volte, in più occasioni abbiamo visto, è stato l'elemento essenziale che gli ha garantito la vittoria. Però c'è da dire che è importante saper manovrare con la propria donna per creare sempre minacce di attacchi. E la donna, ragazzi, è sempre imprevedibile, visto che minaccia attacchi doppi, infilata, minaccia sempre di tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, ragazzi, mi raccomando, lasciate come sempre il mega like. E noi ci diamo appuntamento alla prossima. Grazie a tutti quanti per la visione.